ci ha ricordato come la nostra attività sia un'attività pericolosa per noi magistrati, perché comunque abbiamo sempre torto a qualcuno, sia in civile sia in penale, quindi c'è sempre qualcuno che nutre i movimenti secondo. È pericolosa per gli avvocati, per i difensori, sia in civile sia in penale, perché sono il primo argine verso sulle difese a volte dei clienti che possono essere, abbiamo sentito anche ieri, da altri avvocati intervistati, imbarazzati nel loro lavoro. Dobbiamo semplicemente riflettere sulla necessità di essere, come dire, compatti in questa nostra azione a tutela della giustizia, a tutela soprattutto degli interessi di tutti i cittadini. Insomma, noi svolgiamo un servizio che credo che sia indispensabile, per quanto taluni non lo ritengono pace, e non voglio fare polemica. Sarà motivo di riflessione per i capi degli uffici giudiziari quali nuove iniziative adottare in tema di sicurezza. Credo che tutti quanti noi, magistrati e avvocati, dovremmo forse rinunciare a qualche privilegio che abbiamo contenuto, quello di non passare sotto i metal detector, di non farci controllare le cose. E lo facciamo regolarmente quando vogliamo, ci sottoponiamo tranquillamente ai controlli in aeroporto, credo che non ci sia niente di male, che d'ora in poi fossimo costretti a come dire, adeguarci a quelli che sono degli standard di sicurezza ormai rinunciabili. Andiamo verso una stagione difficile, probabilmente quella del terrorismo internazionale, non ha niente a che fare con quello che è accaduto ieri, ma certamente possiamo aspettarci anche azioni peggiori, e dobbiamo forse rinunciare a qualche privilegio, a qualche comodità